Scrivere a 10 anni, in quinta elementare, a scuola era un asino, un grande asino e come molto inadeguata, compreso in italiano, e ho iniziato a scrivere alla morte di mio padre e delle poesie che per gli adulti erano troppo tristi, non per la morte di mio padre, ma perché erano proprio come tonalità tristi. E quindi fin dall'inizio diciamo che ho avuto lettori molto perplessi e a me è servito molto per orientarmi nella realtà. Mi dava la sensazione di avere una bussola interna e anche una bussola nel mondo esterno per comprendere i mondi diversi, i linguaggi diversi, e sono rimasta un po' sempre orientata all'infanzia. Diciamo che per me l'infanzia è una vocazione e non soltanto un'età o un tema. E mi piace una frase che mi pare che sia di Bruno Schulz, che dice: bisogna crescere rivolti all'infanzia. Mi sembra che un po' tutta la mia poesia è quella di una bambina che è cresciuta ma è rimasta rivolta all'infanzia.